Buon pomeriggio a tutti dal coro dei Petit Nevers. Il primo canto che vi faremo ascoltare si intitola Parole in libertà, di Federico Zandonà. Una fila di parole passeggia in allegria per le vie della città. Ma che confusione! Parole che si scambiano di posto e di senso. Una cassa senza tetto, chiusa in casa senza lucchetto. Una pala danza sulla palla e due torri invece chiuse in una stalla? Ma chi ha confuso le doppie? A voi parole in libertà. Ed ora Il lupo e il cacciatore di Roberto Frattini, tratto dalla raccolta di brani Giro Giro Canto. Sembra sia arrivata la fine per una gallina e un'occhetta. Sono spacciate, è sera e un lupo affamato vuole divorarle. Ma ecco che arriva un cacciatore e spara al lupo. La gallina e l'occhetta sono salve, o forse no, lo scoprirete ascoltando Il lupo e il cacciatore. Thank you.
salutiamo con l'ultimo brano e vi auguriamo buon proseguimento. Cosa si può fare alla fine di una giornata per rendere grazie in modo speciale e per pensare ai bei momenti passati? C'è chi legge, c'è chi dorme e c'è chi canta. C'è chi canta piano oppure forte, vicino oppure lontano. Ovunque si vada, l'importante è che si canti col cuore. A voi, make a song for my heart to sing di Julie Knoe.